Ma affrontiamo una squadra che è stata costruita per conquistare un obiettivo della Serie B. Investimenti societari, il profilo dei giocatori sono profili alti, investimenti importanti, quindi parliamo di una squadra di qualità per la categoria, Flores, Castaldo, D'Angelo e tanti altri, insomma, Bacca, sono tutti giocatori importanti, quindi hanno delle assenze, ma rimane una partita d'élite, una partita già molto importante, non è un esame di maturità, però è già una battaglia strategica, perché comunque siamo ben contenti e carichi di andare a Caserta e confrontarci contro la nostra diretta concorrente. E sì, loro hanno sicuramente delle partite in più sulle gambe, questo l'abbiamo già affrontato e comunque è un dato di fatto, però questa per noi sarà la terza, comunque due partite ci sono state, più allenamenti importanti, intensi, quindi io mi aspetto una gara importante e soprattutto voglio vedere delle migliorie sempre rispetto alla gara precedente, quindi sono convinto che faremo una partita importante. Da parte mia non parlo di turnover perché per me i giocatori che ho a disposizione sono tutti titolari, quindi sono stati presi apposta con una grande competitività tra di loro nei ruoli, nelle coppie e quindi assolutamente sì, assolutamente a seconda di poi quelle che saranno come sempre le considerazioni che farò a livello tattico. Di scelte iniziali subentranti, ma ci sarà bisogno di tutta la potenzialità del gruppo e quindi bisogna utilizzare un po' tutti i giocatori e questo deve essere un valore aggiunto, deve essere un valore aggiunto perché poi io li considero e noi come società li consideriamo, come ti dicevo prima, tutti uguali, tutti titolari, ognuno con le proprie caratteristiche, perché poi dopo è qua la differenza, non si gioca dopo 2 giorni, ogni 2 giorni si gioca una partita, non è semplice sempre ricaricare energie nervose e fisiche e quindi mettere dentro dei giocatori freschi, pimpanti, scalpitanti di fare bene, secondo me è assolutamente un valore aggiunto. Castaldo è assolutamente un giocatore fa parte di quei giocatori che elencavo prima della rosa che compongono, che formano la Casertana. Lui è assolutamente un giocatore che i suoi numeri parlano da solo, non c'è bisogno, non lo scopro io, lo conosco bene. Noi abbiamo però Marotta, Curiale, Barisic, Brodic, Manè, Vassallo e Djama perché manca, abbiamo un potenziale anche noi di tutto rispetto. E quindi quello che interessa a me è pensare a noi, pensare come andare a affrontarli, a mettere in difficoltà, sempre rispettando un avversario di tutto rispetto e soprattutto in questo caso di Castaldo che è assolutamente un centravanti per questa categoria molto molto importante e molto esperto.